Una volta si chiamavano i vini del falegname. Ora, non perché io voglia essere un artigiano della materia, anche perché nemmeno un chiodo, te lo sai bene, è vero che zero, zero, ma parlando di vino è chiaro che il legno in qualche modo c'entra. E chi meglio di Federico Cirelli, che è l'enologo del Castello di Gabbiano, ci può spiegare, raccontare cosa è cambiato nella famosa gestione del legno. E non stiamo parlando di una gestione da un punto di vista di vendite e acquisti, ma cosa è cambiato nei vini che da qualche anno hai cominciato a gestire, quindi il legno, quindi il discorso molti grandi o barrique, in maniera diversa. In cosa consiste da un punto di vista strettamente tecnico questo cambio? Ma diciamo un po' la tendenza di quello che è cambiato il legno, un po' la tendenza del mercato e di quello che le persone vogliono bere. Indubbiamente, come dicevi, le spremute di legno non sono più, anche se in Toscana, diciamo in Italia, non era una cosa che veniva fatta tanto, però c'erano in altri mercati in cui era molto di moda. E in questo momento in Toscana siamo tornati e stiamo tornando sempre più a un legno grande, si stanno rivalutando le botti tantissimo, c'è un ritorno alle botti da 50 ettolitri rispetto alle famosissime barrique, e io devo dire che sto rivalutando molto anche su varietà come il Merlot e il Cabernet, che magari si sposano meglio anche con un legno piccolo e con legni nuovi, di usare legni, di usare legni di barrique non di nuove ma di primo e secondo passaggio, e di ritornare anche alla botte grande. Senti, però una curiosità che a questo punto però può sorgere in quello che è il consumatore finale. Ma nella moda si sa, ci sono corse e ricorse, una volta ci si mette le bretelle, una volta dopo no, poi vanno le minigonne e poi vanno le gonne lunghe. Ma allora nel vino com'è che a un certo punto c'è stato questo passaggio nelle barrique? Da un punto di vista tecnico come la vedi tu proprio? Cioè prima tutti i barrique, oggi si ritorna a quello che comunque si faceva già prima, ma evidentemente non si fa esattamente quella prima. Quindi quali sono i cambi? Chiaro. Il cambio principale è che in questi anni c'è stata una cosa che è importantissima, una selezione clonale. Cioè abbiamo selezionato anche per varietà come Merlot e Cabernet dei cloni specifici da piantare nei nostri territori del Chianti Classico. Quindi questo ha fatto sì che grazie a questa selezione clonale abbiamo le idee ben chiare di quanto è la quantità di legno che posso portare un Merlot del Chianti, un Cabernet del Chianti, mantenendo la tipicità del territorio. Perché secondo me, ripeto, il territorio è comunque più forte del vitigno. Il territorio vince sempre nei confronti del vitigno. In questo caso? Allora, quindi è una bellezza vederti versare il vino. Ogni tanto sì. No, voglio dire, mi capita. È una bellezza, ma in realtà qui si sta celebrando che cosa? Una alleanza. L'alleanza è il vino che è fatto come? L'alleanza è fatto con un blend di Merlot al 60%, il Cabernet Sauvignon, ed è simpatica la storia che questo vino fu fatto, si chiama Alleanza, e fu fatto per l'alleanza tra i winemaker in Gabbiano e i winemaker in Beringer, e nei tempi in cui Beringer diciamo distribuiva il vino di Gabbiano negli Stati Uniti. Senti, io gli si fa una proposta, ma perché non ci mettono un sottotitolo l'alleanza, il rosso e il nero, sarebbero i nostri vitigni? Questo sì, è un bel Cabernet, il Merlot. Appunto, siamo a posto. Si può fare. Alla salute.